parlarvi di un argomento che ho visto molto spesso portare sui canali video degli youtuber dei paesi anglosassoni, ovvero sia le ecosfere. Beh, non stiamo parlando ovviamente dell'ecosfera in senso prettamente ecologico, cioè della zona della Terra in cui sussistono le condizioni ambientali tali da permettere lo sviluppo e la formazione di ecosistemi. Parliamo di quei microscopici sistemi chiusi, di solito sono degli acquari o delle sfere o dei grossi barattoli, in cui si cerca di costituire una micro habitat per animali e piante raccolte in natura nelle acque dolci. Questi micro habitat vengono poi chiusi e lasciati a loro stessi in maniera tale che si formino differenti equilibri tra le popolazioni di organismi che abbiamo inserito. Molto spesso chi prova a fare un'ecosfera lo fa raccogliendo il materiale direttamente in natura e lo fa di solito senza fare molta distinzione a ciò che prende e a ciò che mette dentro. Noi cercheremo un approccio un po' differente, perché cercheremo di evitare di inserire all'interno della nostra ecosfera quelli che possono essere delle grossi insetti predatori, piccoli vertebrati e altri animali che non sopravviverebbero a lungo all'interno dell'ecosfera e che avrebbero bisogno anzi di un ambiente differente per completare il proprio ciclo vitale. Andiamo quindi a cercare insieme in campagna il materiale con cui partire per la nostra ecosfera. Questo alle mie spalle, amici, è il fossato dove vi avevo portato questa primavera. Come vi avevo anticipato, questi fossati temporanei si riempiono d'acqua in teoria durante l'inverno e la primavera e poi si disseccano durante l'estate. Per la nostra ecosfera, quindi, andremo a recuperare in parte del terreno proveniente proprio dal fondo di questo fossato, perché negli strati superficiali del terreno sotto le foglie morte troveremo uova di crostacei, crostacei india pausa o anche piccoli insetti acquatici. Andiamo quindi a prelevare qualche manciata di questo terreno per il fondo della nostra ecosfera. Cosa dici? Mi dai una mano? Questa pianta che vediamo qui è una Lysimachia nummularia. Anche se cresce adesso emersa, in realtà è un'ottima pianta palustre, per cui andremo a prelevare qualche stelo che inseriremo poi per aiutare ad avere un po' di ossigeno all'interno della nostra ecosfera. Questi pochi steli saranno sufficienti. Prendiamo il terriccio e lo mettiamo dentro sul fondo della nostra ecosfera dopo averlo spezzettato grossolanamente con le mani.
ne mettiamo uno strato di circa 5-6 cm in modo che possa fungere da substrato per le piante e per i microrganismi. Nello stesso fossato abbiamo trovato un pezzo di tronco di salice. È uno di quei tronchi che finisce sotto acqua regolarmente, per cui lo inseriremo ora anche lui nell'ecosfera perché funga da alimento per i nostri microrganismi. In particolar modo alcuni crostacei si nutriranno molto volentieri di questo legno. Iniziamo anche a fissare nel suolo dell'ecosfera gli steli di Lisimachia. Adesso non ci rimane altro che andare a recuperare l'acqua e anche altre piante acquatiche. Andremo a recuperare l'acqua da una serie di mini pond e stagni che sono stati avviati proprio grazie agli esseri viventi presenti all'interno dei fossati di cui vi ho parlato. Togliamo un po' di lenticchia d'acqua, se no ce ne sarà anche troppa, e cominciamo. Non dobbiamo fare altro che aspettare che l'acqua torni limpida. Vedere insieme come si presenta stamattina la nostra ecosfera. L'acqua è limpida e i piccoli animali si vedono molto bene.
Quello che vediamo sulla foglia è un crostaceo asellide. Si tratta di decompositori che passano la loro vita tra le foglie morte, lo strato di lemna superficiale o il legno, divorandolo. Le femmine portano le uova sotto l'addome e i piccoli, quando nascono, poi si disperdono rapidamente. Ne vediamo uno di più grande sulla foglia e uno di più piccolo sul tronco, vicino, sul fusto, scusate. Le creature che vediamo balzellare nell'acqua sono pulci d'acqua. Si tratta di crostacei che possono avere due tipi di generazione. O, se le condizioni ambientali sono ottime, continuano a produrre nuove generazioni durante tutto l'anno, altrimenti, quando gli stagni stanno per prosciugarsi, producono delle uova che si mantengono nel tempo e che tornano poi a schiudere quando l'ambiente torna favorevole, quindi quando le acque sono ritornate nell'alveo dello stagno. L'animale che vediamo svirgolettare velocemente al centro dell'immagine ora è una larva di zanzara. È chiaro che questa tipologia, ecco, ne è venuta fuori un'altra. Essendo un insetto che compie uno sviluppo nell'acqua solo per poche settimane, l'adulto poi lo dovremo lasciare andare. È per questo che vi consiglio di acquistare un buon manuale che parli della vita nelle acque dolci per cercare di riconoscere i giusti organismi. Altrimenti rischieremo di inserire all'interno dell'ecosfera delle creature destinate a morire una volta arrivata allo stadio adulto. Sto pensando ad esempio alle larve di Ditiscus o di altri coleotteri acquatici, alle larve delle libellule, alle larve delle zanzare o delle effimere. Nel momento in cui vi accorgerete che ci sono delle larve di insetto all'interno dell'ecosfera, sarà necessario o toglierle e riportarle nel loro ambiente naturale, oppure, una volta, almeno per le specie che non hanno bisogno di impuppare a terra, una volta arrivati allo stadio finale, aprire il barattolo e lasciare che volino via. I legni raccolti ovviamente oggi stanno galleggiando. Nelle prossime settimane si impregneranno d'acqua e scenderanno sul fondo. Già così comunque verranno colonizzati da un sacco di piccoli animali e fungeranno da cibo, per esempio gli asellidi, che utilizzeranno le fronde delle piante acquatiche come ponti per raggiungerli. Con l'acqua proveniente dallo stagno è arrivata anche qualche piantina di elodea. L'elodea è un'ottima pianta all'interno delle ecosfere perché permette di avere una fonte di ossigeno molto molto importante per un ambiente così chiuso e d'altro canto contrasta crescendo la formazione di alghe filamentose. Sulla superficie dell'acqua abbiamo mantenuto una serie di piante di lemna o lenticchia d'acqua. Queste piante sono straordinarie nell'aiutarci a filtrare l'acqua dell'ecosfera e ad assorbire le sostanze di scarto prodotte dagli animaletti. Inoltre forniscono cibo per gli asellus e per molti altri piccoli animali. La femmina di Daphnia che vedete con quelle macchie scure sul dorso, ecco, è una femmina che è carica di uova. Le uova si notano bene in trasparenza appunto quando si muove. Ecco ancora le larve di zanzara. Si nota anche il guscio di una chiocciolina acquatica. Ecco come si presenta la superficie ricca di lemna e con i tronchi che stanno galleggiando. Oltre alle Daphnia si notano anche altri crostacei. Ad esempio si vedono dei ciclops, che sono dei minuscoli crostacei predatori.
ben presto si stabilirà un certo equilibrio tra le popolazioni di vari organismi all'interno dell'ecosfera. Eccoci quindi di ritorno. Abbiamo completato la nostra ecosfera e ora non ci rimane altro da fare che attendere che maturi. Nelle prossime settimane vedremo alcuni organismi prosperare, altri li vedremo diminuire, le piante probabilmente si svilupperanno, per cui ci sarà un po' di movimento e le popolazioni andranno incontro a un assestamento continuo. Alla fine arriveranno a un certo equilibrio che probabilmente si protrarrà nel corso dei mesi o anche degli anni. Per distinguere, come avevamo detto, tra gli organismi che possono vivere nell'ecosfera e quelli che non possono farlo, io vi consiglio di guardare alcuni libri. Se lo trovate nel circuito dell'usato, questo qui, edito da Rizzoli, Vita negli uccelli e negli stagni, è assolutamente ottimo. È un piccolo manuale molto agile che vi permetterà di riconoscere la maggior parte dei gruppi di animali che potreste trovare nelle acque interne italiane. Evitate quindi di inserire all'interno dell'ecosfera. Grazie a questo volume saprete quali organismi poter inserire, ad esempio molluschi, crostacei e alcuni annelidi, e quali evitare, primi fra tutti gli insetti dolci acquicoli e i piccoli vertebrati. Non mi resta che salutarvi, vi aspetto tra qualche settimana per vedere come sta andando la nostra ecosfera. Nel frattempo, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e a condividerlo sui vostri social. Un saluto e alla prossima. Ciao! Thank you.